Gran Galà della Margherita Hotel Excelsior a Roma. Siamo qui in compagnia di Giuliana Guidotti, stilista. Giuliana nasce in un ambiente da sempre legato all'arte. Intanto raccontiamo, ecco, il tuo primo incontro con l'arte. Quale tipo di arte? Pittura, musica? All'inizio la pittura con Gregorio Schiltian, con Anigoni, e poi sono stata affascinata dalla scultura, poi dall'architettura, dalla struttura, diciamo, degli edifici. La moda mi è sempre interessata, sempre, fa parte dei miei amori. La musica mi fa impazzire, cantare la musica internazionale è sempre stato il mio sogno, proprio il mio sogno. Mi sono cimentata a farlo, non male, e le due M della mia vita, moda, che bello. Musica. È molto bello, questo potrebbe diventare anche uno slogan, le due M della mia vita. Giuliana Guidotti, peraltro, è la creatrice di abiti meravigliosi come quello che indossiamo, abiti scultura, ma noi su Liberi TV parliamo di eccellenze di Made in Italy, e l'eccellenza in questo caso è l'eccellenza della moda. Come si avvicina alla moda e alla predilezione per questi abiti strutturati quasi come se fossero delle sculture? Proprio perché questo mio interesse per l'architettura, io sono proprio innamorata pazza della struttura, quindi gli edifici, la scultura e proprio l'architettura stessa, per cui per me l'abito è architettura, e architettura poi viene tutto il resto dopo, ricami, tutto quanto, i tessuti, però la prima cosa che io disegno è la struttura e la linea dell'abito, e poi lo costruisco con tutto quello che voglio, ma dopo. E questo è l'elemento fondante della sua creatività. Giuliana Guidotti, cosa distingue un abito di alta moda, tutto realizzato a mano, da un abito normale di prêt-à-porter, che esce da un'industria, che quindi è materiale? Ci sono degli abiti prêt-à-porter che sono bellissimi, io con tutto il rispetto, ci sono veramente delle cose da lasciare stupende, e quindi non mi sento di dare giudizi, dipende dall'abito, dipende. Però le sue sono vere e proprie creature, io so che lei ci mette mesi a pensare e poi costruire un abito. Io prima me lo disegno, poi seconda fase scelgo i tessuti, scelgo tutto, e poi per una decina di giorni me li lavoro io a mano a casa, sul manichino. Made in Italy per eccellenza, quindi che cosa diciamo? I tessuti sono di Aston, di Boncompagni, famosi, le sete pure di Aston, i rasi sono stupendi, e soprattutto anche di Bassetti, è così. Quale diamo ad una donna che vuole scegliere il Made in Italy e vuole scegliere l'eccellenza italiana? Come scegliere un vestito per un'occasione importante? Quali sono gli elementi e i criteri? Prima di tutto, se una donna è piccola, non è abbastanza slanciata, è chiaro, no? Deve scegliere un abito che l'allunghi, quindi prediligere i colori scuri e poi le linee molto affusolate ma morbide, che non segnino. Sono queste le regole. Regole importanti, memorizzate, l'eccellenza, il Made in Italy vincono ancora una volta. Grazie.